Al fine di garantire ad un soggetto il proprio status di figlio, il nostro ordinamento prevede che la paternità o la maternità possano essere dichiarate per via giudiziale, quindi vuol dire tramite il giudice. Infatti, l'articolo 269 del Codice Civile, che è la legge, che è una legge del nostro Stato, riconosce la possibilità di rivolgersi al Tribunale Ordinario per ottenere un provvedimento giudiziale che ha tutti gli effetti di riconoscimento del figlio. L'azione per dichiarare la paternità o la maternità è imprescrittibile per quanto riguarda il figlio, quindi il figlio tutta la vita può chiedere che al giudice di essere dichiarato figlio di quella persona in particolare. Se il figlio è minorenne, l'azione può essere promossa dalla madre, dal padre che lo abbia già riconosciuto, oppure da un curatore speciale nominato dal giudice. Se il figlio minorenne ha 16 anni, occorre il suo consenso per promuovere o proseguire l'azione. Secondo la prassi, il tribunale dispone una consulenza tecnica di ufficio, nominando un perito che effettua il test del DNA tra il figlio, il presunto padre e la presunta madre. In caso di esito positivo, il tribunale emette una sentenza che dichiara la filiazione e produce gli effetti del riconoscimento. Il giudice può emettere altri provvedimenti per quanto riguarda l'affidamento del bambino, il mantenimento che spetta al bambino da parte del genitore che non l'aveva riconosciuto ma che adesso è il genitore di quel bambino, nonché altri provvedimenti riferiti alla tutela degli interessi patrimoniali del bambino.